Vedo che la sala è praticamente piena e sono le 10, quindi possiamo cominciare. Il mio nome è Matteo Ploner, io lavoro qui come ricercatore presso la facoltà che ci ospita e, e ho il piacere di moderare questo incontro. Questa relazione tenuta da Sandro Brusco e Fausto Panunzi, su un tema che ovviamente è un tema cruciale per gli economisti: quello della simmetria informativa. È anche un tema che può far tremare i polsi perché ci porta direttamente alla questione dei fallimenti dei mercati. Comunque ovviamente i relatori ci spiegheranno bene cosa si intende con questo. Una breve presentazione degli, dei relatori. Sandro Brusco è associate professor presso la State University of New York at Stony Brook. I suoi interessi di ricerca principalmente sono nella teoria dei giochi, con attenzione diciamo, al disegno istituzionale, a quello che viene chiamato il mechanism design, quindi il disegno di istituzioni intelligenti. Fausto Panunzi è professore ordinario presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. I suoi interessi di ricerca sono principalmente nella teoria dell'impresa, nella teoria dei contratti e nella finanza di impresa. Entrambi i relatori hanno numerose esperienze di docenza e di ricerca presso istituzioni italiane e straniere e hanno altrettante numerose pubblicazioni su riviste internazionali scientifiche. Ovviamente non le presentiamo qui, ma se volete dei dettagli potete guardare nei loro rispettivi siti e troverete tutti i dettagli. E sono, ah, una cosa dimenticava, sono anche attivi nella blogosfera, soprattutto. Sando Brusco, tramite il sito Noise from America, America con la K, un sito insomma, che sta creando un certo movimento di idee su temi di politica economica. Per cominciare, ovviamente, qualche breve parola di introduzione, poi lascio doverosamente lo spazio ai relatori. Volevo cominciare citando una, un famoso passaggio di un articolo di George Akerlof. George Akerlof, è premio Nobel, è stato qui al festival l'anno scorso e diciamo il suo lavoro è uno dei lavori che non si può non citare quando si parla di assimetria informativa. Quindi traducendo in maniera mm, piuttosto libera dall'inglese, Akerlof ci dice che la difficoltà di distinguere la qualità buona da quella cattiva è una caratteristica innata del mondo degli affari. Questo può spiegare molte istituzioni economiche e può di fatto essere uno degli aspetti più importanti dell'incertezza. Dunque la questione dell'asimmetria informativa sta proprio in questo, nella capacità di distinguere il buono dal cattivo e nel fatto che in un'interazione economica una parte possa avere più informazione dell'altra. Gli autori, i relatori ci spiegheranno appunto quando una situazione di asimmetria può eventualmente portare a un fallimento del mercato e ci daranno anche alcune... Indicazioni sulle soluzioni a questi fallimenti, quindi parleranno di istituzioni che generano informazioni come le famose agenzie di rating, che ovviamente sono al centro del dibattito corrente, e appunto il disegno di alcuni meccanismi intelligenti che aiutino a superare questi fallimenti. E dopo aver iniziato con la citazione di Akerlof, volevo concludere questa mia breve introduzione con una citazione meno accademica, una citazione di Fabrizio De André che nel suo famoso album non al denaro, non all'amore, né al cielo, fa dire al suonatore Jones, rivolto al mercante di liquore, tu che lo vendi cosa ti compri di migliore. Quindi con questo lascio lo spazio ai relatori, grazie. Grazie mille, eh, comincerò io e poi do, do darò la parola a Sandro a metà. E grazie innanzitutto a Matteo per l'introduzione, grazie agli organizzatori per averci invitato, e, eh, il nostro obiettivo è quello di spiegare... Eh, che cos'è l'informazione asimmetrica? Quali sono le conseguenze per i mercati e in che modo si possono attenuare, quali meccanismi possono attenuare eh, le conseguenze negative, le conseguenze eh, sui mercati, dell'efficienza sui mercati dell'informazione asimmetrica. Il punto di partenza è quello che per gli economisti è un'idea fondamentale, e cioè che i mercati, eh, sotto alcune condizioni, funzionano bene. In altre parole, lo, il libero scambio a, aumenta il benessere degli agenti economici. E questa è un'idea che risale all'inizio della teoria economica, risale addirittura ad Adam Smith. L'idea che ciascuno, perseguendo il proprio interesse. Eh, in realtà si crea una situazione sui mercati per il quale eh, il benessere eh, della collettività viene aumentato. E la citazione di Adam Smith è appunto la seguente, quando l'individuo agisce in modo tale che il suo prodotto sia il massimo possibile, egli mira solo al suo proprio guadagno ed è condotto da una mano invisibile, in questo come in molti altri casi, a perseguire un fine che non rientra nelle sue intenzioni, ma al, eh, perseguendo questo eh, int suo interesse, egli persegue l'interesse della società. Quindi l'idea appunto è che perseguendo ciascuno il proprio interesse in realtà si, si aumenta il benessere sociale. E l'idea è abbastanza semplice, questo consideriamo questo esempio. Abbiamo due agenti, uno si chiama Fausto, uno si chiama Sandro, e Fausto possiede un'auto usata che gli valuta 8.000 euro. Vale a dire, è indifferente tra avere l'auto e avere 8.000 euro. Sandro invece, che abita fuori Milano, abita ad Assago, valuta di più la macchina, perché la usa di più. La valuta 10.000 euro. Cioè Sandro è indifferente tra avere l'auto e avere 10.000 euro. Vedete che uno scambio per cui Sandro paga l'auto di Fausto 9.000 euro aumenta l'utilità di entrambi. Aumenta quella di Fausto, per cui l'auto vale 8.000 euro, ma aumenta anche quella di Sandro, per cui l'auto vale 10.000 euro. Quindi lo scambio aumenta l'utilità di entrambi. Non c'è nessuno che perde in questa cosa, in questo scambio. Se poi arrivasse Tito, ma Tito non c'è al, eh, al castello, eh, eh, Tito eh, valuta la macchina di Fausto a più di 10.000 euro, più di Sandro. A questo punto cosa succederà? Tito la valuta di più offrirà più di Sandro e si aggiudicherà lui l'auto di Fausto. In altre parole, quello che accade è che i mercati concorrenziali hanno questa proprietà, allocano le risorse in modo efficiente, dove efficiente vuol dire alla gente per le quali esse hanno maggiore valore. L'ipotesi che abbiamo fatto in questo esempio è che le parti coinvolte nello scambio, Sandro, Fausto, Tito, abbiano tutte le stesse informazioni. Noi denotiamo, gli economisti chiamano questo caso come il caso di informazione simmetrica. Ecco, il caso interessante, quello che vogliamo capire, è che cosa accade quando l'informazione non è simmetrica, quando una parte ha informazioni più accurate delle altre parti. E eh, per le auto usate questa è una situazione molto probabile. Ad esempio eh, Sandro, che non possiede l'auto... Eh, può conoscere la qualità dell'auto non può non conoscere la qualità dell'auto eh, di Fausto ad esempio Fausto può avere un'auto usata in ottime condizioni allora valgono, eh, valgono le condizioni che abbiamo detto prima per Fausto vale eh, 8.000 euro per eh, Sandro vale 10.000 euro ma ad esempio è possibile Tito è arrivato adesso ma è troppo tardi per aggiudicarsi l'auto <coughs> eh, eh, ma è possibile che invece Fausto negli anni abbia spremuto la sua auto e che adesso quest'auto sia un bidone. Gli americani direbbero un lemon. Anche i bidoni valgono qualcosa, non necessariamente valgono zero. Anche se, naturalmente, valgono meno delle auto usate in buona qualità. E supponiamo, per continuare questo esempio, che per. Fausto, il limone valga, un bidone valga 3.000 euro, mentre Sandro, che ha sempre più bisogno di viaggiare di Fausto, sia disposto a pagare 4.000 euro per un bidone. Anche in questo caso lo scambio accrescerebbe l'utile di entrambi. Ad esempio, pagando 3.500 euro, l'utilità sia di Sandro che di Fausto aumenterebbe. Ma qua c'è una importante differenza. Fausto, nel nostro esempio, sa se la sua auto è in buone condizioni e è un bidone. Ma Sandro no, non lo sa, non l'ha vista, non ha visto come Fausto ha tenuto l'auto in questi anni, non sa se Fausto ha avuto un incidente o non ha avuto con l'auto, non sa quante volte l'auto di Fausto è stata dal meccanico. Sandro può, solo immagino, <ride> Sandro può solo attribuire una probabilità al fatto che l'auto di Fausto sia in buone condizioni o non sia in buone condizioni. E supponiamo che Sandro si immagini che al 50% l'auto di Fausto sia in buone condizioni, mentre al 50% l'auto di Fausto sia un bidone. Allora Sandro dirà: Quanto sono disposto a pagare per quest'auto? Ma. 10.000 se fosse in buone condizioni, 4.000 se fosse un bidone, non so com'è, 50 e 50, farà una media e dirà ma 7.000, più di 7.000 per l'auto di Fausto, non, non pago sicuramente. 7.000 è il massimo che sono disposto a pagare per un'auto di cui non conosco la qualità. Ma ricordiamoci che nel nostro esempio Fausto non vende l'auto di buona qualità per meno di 8.000 euro. 8.000 euro è il prezzo più basso al quale Fausto è disposto a vendere la sua auto. E allora cosa accadrà? F Sandro offre di pagare 7.000 euro e Fausto, se ha un'auto di buone condizioni, dice no grazie, me la tengo. E vedete adesso quindi che Fausto non venderà l'auto a Sandro. Come invece sarebbe accaduto se l'informazione fosse stata simmetrica? Con informazione simmetrica per 9.000 euro l'auto andava da Fausto a Sandro ed entrambi stavano meglio. Adesso Sandro con l'informazione asimmetrica non è disposto a pagare più di 7.000 euro e per 7.000 euro Fausto non è disposto a vendere l'auto di buona usata. È disposto a vendere naturalmente il bidone. Se ha un bidone naturalmente è disposto a vendere a Sandro il bidone, ma non venderà l'auto usata in buone condizioni. Quindi quali auto andranno sul mercato le auto usate? Ci andranno solamente i bidoni, le auto di bassa qualità. Quelle di buona qualità, nel nostro esempio, resteranno nelle mani dei loro proprietari, anche se questo è inefficiente, perché ricordate che nel nostro esempio conveniva a entrambi che l'auto passasse da Fausto a Sandro. E quindi vedete che adesso l'informazione asimmetrica limita in maniera inefficiente il livello di scambio. Non tutti gli scambi che aumenterebbero il surplus dei nostri agenti verranno realizzati. Le auto che andranno sul mercato sono quelle di qualità peggiore. È per questo che questo problema prende il nome di selezione avversa. Sul mercato vanno a finire solo eh, le auto, in questo caso, di peggiore qualità. Eh, la moneta cattiva scaccia quella buona in qualche modo. E questa è la lezione appunto di Akerlof, che Matteo ci ricordava all'inizio della sua presentazione. Akerlof è l'economista che nel 1970 ha, int ha introdotto eh, questo concetto di informazione asimmetrica. In un e poi ha vinto il premio Nobel nel 2001, se ricordo bene in un mercato in cui solo i venditori conoscono la qualità del bene venduto, i venditori che offrono il bene con più alta qualità sono i primi ad uscire dal mercato. Se l'incertezza sulla qualità abbassa il prezzo di mercato. Ma d'altra parte, la loro uscita dal mercato viene capita dai compratori: i compratori non sono stupidi, e dicono: Beh, eh, i, quelli che vendono l'auto di buona qualità non, non venderanno a questo prezzo, quindi se qualcuno me la vende, vuol dire che mi sta rifilando un bidone, ma loro non sono disposto a pagare 7000 euro per comprarmi un bidone. Quello che accadrà è che il prezzo scenderà ulteriormente, altri venditori di buona qualità usciranno e così via. Quello che accadrà è appunto che i, i beni di peggiore qualità sono quelli che rimarranno sul mercato, e in alcuni casi estremi si ha quello che è, si chiama la chiusura del mercato, il market breakdown. Niente verrà scambiato sul mercato. Questo, ovviamente, è un caso estremo. Il mercato delle auto usate è solo uno dei tanti esempi in cui i mercati caratterizzati da informazioni asimmetriche. Lo stesso vale per il mercato del credito, ed è qualcosa di cui parlerò, parleremo tra poco. Per il mercato assicurativo, per il mercato del lavoro. Quando un'impresa assume un lavoratore, non sa se questo lavoratore ha talento, disciplina, voglia di lavorare o se invece non ha voglia di fare nulla. Il lavoratore sa, ha un'idea più precisa dell'impresa, su quale sia la sua voglia di impegnarsi, il suo talento, quello che sa fare. L'impresa no. E quindi in questo caso siamo di nuovo eh, in una situazione di asimmetria informative. Lo stesso vale per la fornitura di beni pubblici, solamente eh, l'individuo sa qual è l'utilità eh, che riceve da un ponte o da un'autostrada, ma riuscire a fargli estrarre questa informazione è complicato. Ecco quindi la simmetria informativa è estremamente rilevante. È in quasi tutti i mercati in cui noi entriamo quotidianamente. Quello che cercheremo di fare è quello seguente: cercheremo di applicare eh, questi concetti, questi due modelli di informazione asimmetrica, selezione avversa e moral hazard, al mercato del credito. Il mercato del credito è stato protagonista eh, delle vicende. Eh, che avete visto negli ultimi anni, quindi cerchiamo di capire in che modo le asimmetrie informative ci possono aiutare a spiegare le inefficienze sul mercato del credito e come vedremo, quello che accade è che la mano invisibile di Adam Smith non funziona più in presenza di informazione asimmetrica. Nel mercato del credito, con l'informazione asimmetrica, non c'è più un'allocazione efficiente del credito. Come vedremo può accadere che c'è troppo poco credito sul mercato, avrete letto delle imprese che si lamentano in questo periodo perché non riescono a ottenere soldi dalle banche, troppo poco credito, razionamento del credito, ma potrebbe esserci una situazione opposta in cui c'è un'euforia e in qualche modo c'è troppo credito sul mercato. E quindi in ogni caso, come vedremo, c'è poca... Cioè, un'efficienza sul mercato del credito. E poi cerchiamo di capire quali sono i possibili rimedi alle asimmetrie informative. Parleremo di quelle che si chiamano i gatekeepers e il disegno dei contratti. Brevemente, allora, cerchiamo di capire di concentrarci sul mercato del credito e consideriamo il caso di una banca che deve eh, concedere un prestito ad un imprenditore. Ci sono due tipi di asimmetrie informative su questo in questo mercato. Il primo è quello che gli economisti chiamano caratteristiche nas nascoste e che porta al problema di selezione avversa. Abbiamo detto che la banca non osserva alcune caratteristiche dell'imprenditore, il suo talento, la sua abilità, la sua voglia di lavorare. L'imprenditore sa, conosce queste eh, caratteristiche, le conosce quantomeno meglio della banca e quindi c'è una informazione asimmetrica sulle caratteristiche eh, dell'imprenditore, del progetto, del settore in cui opera l'imprenditore. L'altra simmetria informativa è quello che viene chiamata azioni nascoste o moral hazard, in italiano si dice addirittura azzardo, dice, dice azzardo morale, anche se è una traduzione in qualche modo avventurosa. Vale a dire, una volta che l'imprenditore ha ricevuto i soldi dalla banca, può decidere di impiegarli in diversi progetti, può decidere il livello di rischio, può decidere il livello di impegno. E questo livello di impegno, il grado di rischio, è qualcosa che la banca non osserva. In questo caso quindi l'imprenditore sceglie delle azioni che non sono osservabili dalla banca. In questo caso parliamo di Moral Hazard. Ecco, eh, io comincio a parlare del primo modello, quello delle caratteristiche nascoste, e faccio un, esempio, un semplice esempio numerico per mostrare perché in questo caso avremo un'allocazione del credito inefficiente. E consideriamo un semplice esempio in cui un imprenditore vuole comprare una macchina, ha bisogno di un macchinario per produrre dei giocattoli. Il costo del macchinario è 65, ma l'imprenditore non è ricco, non ha soldi, anzi ha zero, e quindi deve prendere a presto tutti i 65 dalla banca. Se una volta se riesce a ottenere i soldi e comprare il macchinario, l'imprenditore può, può produrre i giocattoli. Ma eh, ci sono due possibilità: il giocattolo piace ai bambini, vende tanto, e allora l'imprenditore ha un flusso di cassa di ricavi pari a 100. Oppure il giocattolo non piace a nessuno. Allora nessun bambino lo vorrà comprare. In questo caso tutti i giocattoli rimarranno invenduti e avremo zero. Naturalmente i numeri sono fatti per semplificare l'esempio in modo che non ci siano cose complicate. Quindi o zero o cento. 100 ha successo, zero è un fallimento. E supponiamo che la probabilità che il progetto abbia successo dipenda unicamente da una caratteristica dell'imprenditore. L'imprenditore può avere talento per fare i giocattoli oppure può non avere talento nel fare i giocattoli. Se l'imprenditore ha talento, allora, eh, diciamo che, diciamo che l'imprenditore è del tipo T, T sta per talento, allora il progetto ha successo con proprietà 0,8. Se invece l'imprenditore non ha talento, ha successo solo con proprietà 0,4. L'imprenditore sa, in qualche modo, se ha talento o non ha talento, mentre la banca non osserva il tipo di imprenditore, non sa osservare se l'imprenditore ha talento oppure no. Tutto quello che la banca sa, per semplicità, è che metà degli imprenditori potenziali hanno talento e metà non hanno talento. 50% ha talento e 50% non ha talento. Supponiamo che il, il, contatto, il contratto di finanziamento sia un semplice contratto di debito. In cambio dei 65 che l'imprenditore deve prendere a prestito, l'imprenditore si impegna a restituire una somma prestabilita che chiamiamo D. E l'altra cosa importante è che l'imprenditore è protetto da responsabilità limitata. Se il progetto fallisce, cioè quando i ricavi sono zero, l'imprenditore non ripaga nulla, non deve dare la sua casa alla banca, non deve dare la sua macchina alla banca. Supponiamo per semplicità che sia con responsabilità limitata. Naturalmente questa è una delle variabili che si può mettere nel contratto. La banca può chiedere all'imprenditore di avere del collaterale e ne parliamo poi alla fine. Che cosa accadrebbe se l'informazione fosse simmetrica, cioè se la banca potesse osservare il tipo di imprenditore? Supponiamo, per semplicità, che la banca sia disposta a prestare tutte le volte che si aspetta di non avere delle perdite, quindi la banca dice no solo quando si aspetta di avere delle perdite. Allora gli imprenditori che hanno talento verrebbero finanziati, perché verrebbero finanziati? Beh, ricordatevi che essi generano 100 con qualità 0,8, quindi... Generano 80 in valore atteso come ricavi, 65 è quanto costa la banca. La banca non perde soldi, può prestare tranquillamente a questi imprenditori. Quindi, questi imprenditori, quelli con talento, avrebbero il finanziamento, non importa esattamente quale sia il tasso di interesse, ma questi, con questi imprenditori la banca riuscirebbe a riavere indietro i 65 che presta. Che cosa accadrebbe se invece gli imprenditori fossero senza talento? La banca non presterebbe a questi imprenditori. Perché? Perché questi ridanno indietro in valore atteso 40, hanno successo e completano 0,4, 0,4% 40, che è meno di 65. La banca perderebbe con questi imprenditori. E allora la banca non presterebbe a questi imprenditori. Quindi se l'informazione fosse simmetrica, avremmo questa situazione. Questa, questa è la situazione efficiente. Gli imprenditori con talento hanno i soldi, gli imprenditori senza talento non hanno i soldi. Questa è la situazione efficiente. Che cosa accade invece con l'informazione asimmetrica? La banca non sa distinguere tra imprenditori, guarda l'imprenditore in faccia ma non sa distinguere se ha talento o non ha talento. Se guardate Tito in faccia non sapete se ha talento o non ha talento come imprenditore di giocattoli. Lo guardiamo ma non abbiamo idea se ha talento o non ha talento. La banca lo guarda e dice ma al 50% Tito ha talento, al 50% Tito non ha talento. E quindi cosa fa la banca? La banca dice ma se ha talento ha ricavi per 80. Se non ha talento ha ricavi per 40, 50 e 50, e allora dice 60. In media Tito, se facesse l'impeditore, genererebbe ricavi pari a 60. Ma 60 è meno di 65. Allora la banca direbbe Tito non ti do i soldi, a Tito come a chiunque di voi, a chiunque si presentasse, se la banca pensasse che metà degli imprenditori ha, ha talento oppure no, direbbe mi, mi danno indietro in media al massimo 60, io de devo dar 65, certamente non, non, non do soldi a prestito. E quindi nessun imprenditore, nel nostro esempio, avrebbe i soldi. Quindi vedete che la banca non è disposta a concedere più di 60 a nessun imprenditore, a nessuno. Quindi siccome l'imprenditore vuole 65 perché ha bisogno di 65 per comprarsi la macchina, nessuno ottiene prestiti. Abbiamo una situazione che si chiama di razionamento del credito. In altre parole abbiamo una situazione di sottinvestimento, c'è cioè troppo poco credito concesso rispetto a quello che sarebbe ottimale, rispetto al caso di informazione simmetrica. Quindi abbiamo una situazione di inefficienza, troppo poco credito. Ma questo non è l'unico risultato possibile. Supponiamo adesso che non sia un mezzo e mezzo la popolazione degli imprenditori. Supponiamo che ci siano due terzi di imprenditori abili, secondo la banca, e un terzo di imprenditori senza talento. Adesso la banca rifà la media 80 e 40, ma da peso due terzi a 80 e da peso un terzo a 40. Adesso la media, se fate i conti, fa 66,7, che è più grande di 65. Adesso quindi la banca sa che può riuscire ad avere indietro i soldi, a non perdere dei soldi. Ad esempio, non c'è bisogno di dimostrarlo, se la somma che l'imprenditore si impegna a ridare in cambio è 97,5, la banca ha profitti pari a zero, in valore atteso. Adesso tutti quanti ricevono prestito. Arriva Tito a chiedermi un prestito e la banca dice sì, eh, do il prestito a Tito, a Tito come a chiunque altro perché Tito è esattamente come tutti gli altri in questo caso. Quindi adesso tutti quanti gli imprenditori che vanno dalla banca ricevono prestito. Ma ricordatevi che questo è, è troppo rispetto al caso di informazione asimmetrica, c'è cioè troppo credito sul mercato. Perché la banca adesso presta soldi anche agli imprenditori senza talento? Perché si generano delle perdite queste, genere delle perdite, ricordatevi che essi pagano 0,4 per 97,5, pagano 39, li danno indietro alla banca, prendono 65 e ripagano 39. E come fa la banca a non fare delle perdite? Chi è che compensa la banca per delle perdite che fanno su questi imprenditori? Sono gli imprenditori che hanno talento. Questi ripagano 97,5 con probabilità 0,8, cioè ripagano 78, più di 65. Quindi in questo mercato adesso tutti ottengono credito, ma sono gli imprenditori che hanno talento che sussidiano quelli che non hanno talento. In altre parole, sono gli agenti più efficienti adesso che stanno pagando il costo delle asimmetrie informative. Quindi c'è di nuovo un'inefficienza e sono quelli più efficienti a pagare il costo dell'inefficienza. Insomma, ricapitolando, abbiamo visto che quando c'è informazione. Asimmetriche sul mercato del credito o abbiamo troppo credito o troppo poco rispetto al caso di informazione asimmetrica, ma in ogni caso il mercato non alloca il credito in modo efficiente. Vedete appunto qua i mercati non funzionano più bene e lascio adesso la parola a Sandro. Allora, Fausto mi ha lasciato la parte più difficile da tradurre dall'inglese, quindi io parlerò per adesso di moral hazard. Lasciatemelo chiamare azzardo morale, tanto capiamo tutti quello di cui stiamo parlando. Il, uh, il caso di azzardo morale è, se vogliamo, il caso di uh, informazione asimmetrica che si viene a verificare uh, dopo che è stato firmato un contratto di credito, di lavoro o di qualunque altra cosa. Uh, in altre parole, il caso di cui ha parlato appena adesso Fausto, il caso di selezione avversa, si riferisce al fatto che prima di firmare un contratto uh, alcuni agenti sa, hanno conoscenze, hanno informazioni che uh, sono utili alla controparte ma che possono non svelare alla controparte. Uh, a volte non è neanche facile svelarlo, non è facile spiegare esattamente perché io credo di essere bravo a selezionare i giocattoli per i bambini, come uh, nell'esempio precedente. Non penso di esserlo, tra l'altro. Ma uh, anche dopo che si è firmato il contratto, sia sì, anche se uh, nel momento in cui firmiamo il contratto siamo in situazione di simmetria, uh, dopo che abbiamo firmato il contratto io posso fare delle cose che uh, sono um, rilevanti per la controparte e che uh, sono sostanzialmente uh, conseguenza di mie scelte ed esclusiva mia informazione privata. Il termine azzardo morale è un termine vecchio in realtà, che gli economisti hanno scoperto tardi e che hanno iniziato a utilizzare le i, quelli che lavoravano nel mercato assicurativo gli attuari eccetera eccetera si riferisce a un fenomeno molto, molto semplice uh, se io <coughs> se io faccio uh, un'assicurazione contro il furto della mia macchina è tendenzialmente più facile dopo che ho fatto il contratto dell'assicurazione che io mi dimentichi di chiudere la macchina, che la parcheggio in zone malfamate, eccetera, eccetera, perché alla fine a me che me ne frega, mi fregano la macchina e me la rimborsano, no? Uh, se non ho l'assicurazione ovviamente per me è molto più costoso il, uh, il fatto di, uh, che, che mi venga fregata la macchina. Ora intendiamoci: lo so benissimo che avere la macchina ha rubato una seccatura, eccetera, eccetera, però qua stiamo parlando <coughs> no, di decisioni al margine. Uh, quando non ho l'assicurazione sul furto, posso decidere che non la parcheggio in un posto che ha una probabilità marginalmente più alta di furto per evitare di uh, farmi tanti chilometri a piedi. Se invece sono assicurato di vabbè tanto eh, la probabilità di furto aumenta solo leggermente e mi risparmio una bella camminata la parcheggio qui. Okay? Questo fenomeno di uh, azzardo morale, di comportamenti che si vengono a verificare dopo il contratto che, uh, rischio, che, che sostanzialmente mettono a repentaglio le condizioni economiche del contratto stesso per la controparte Uh, sono anche molto diffuse nel mercato del credito. L'imprenditore uh, che deve costruire giocattoli uh, ovviamente c'è il problema di sapere se lui è capace o meno di uh, produrre giocattoli che piacciono ai bambini, ma c'è anche il problema secondario di sapere se lui è veramente una persona onorata che userà quei soldi per comprare la macchina per produrre giocattoli in primo luogo. Il, uh, dopo io posso mettermi in tasca i soldi, i famosi 65 per comprare la macchina, anziché comprare la macchina e andarmene a Santo Domingo sparire uh, dalla faccia della terra fiscale italiana, diciamola <ride> così, e godermi in santa pace nel mio ciringuito sulla spiaggia il, uh, il mal tolto. Uh, non solo questo, questi ovviamente sono um, casi estremi che uh, si possono perseguire mediante la, uh, mediante la legge, eccetera, eccetera, però ci sono anche casi molto meno estremi e molto... Meno facile da perseguire, molto meno facile da regolare da un certo punto di vista. Così come in principio io nel contratto di assicurazione potrei scrivere esattamente dove e come posso parcheggiare la macchina per evitare i posti più pericolosi, ma non lo si fa perché diventa un casino eccessivo. Così anche quando si finanzia un'impresa per uh, uh, un certo progetto di investimento, in principio potrei andare nei dettagli e normalmente si cerca anche di farlo nei contratti. Non è che proprio i contratti si dicono ti do i soldi e facci quello che ti pare, ma andare proprio nei dettagli completi di eh, come si usano i soldi, quanto rischio si piglia, eccetera, eccetera, è sempre molto difficile. Quindi c'è sempre una, uh, un margine che ex post si può utilizzare e che rischia di generare problemi nella, um, nel funzionamento dei mercati, in, eh, nello specifico del mercato del credito. Prendiamo questo esempio uh, molto semplice. Allora, uh, una questione molto importante, per esempio, è dal punto di vista di chi dà i soldi a prestito: quanto rischio sta pigliando l'imprenditore. Perché se io do i soldi a prestito a un tasso di interesse fisso, uh, poi quello che succede è che uh, l'imprenditore si becca tutto quello che è in eccesso rispetto al pagamento del tasso di interesse. Quindi il quello che chiamano l'upside potential è abbastanza grande. Uh, mentre se le cose vanno male le sue perdite sono limitate dalla <coughs> responsabilità appunto limitata. Questo introduce, almeno nel caso dei contratti di debito, una certa preferenza eccessiva per il rischio da parte uh, di chi prende a prestito. Prendiamo questo uh, esempio semplice. Allora, immaginiamo che un imprenditore prenda a prestito 60 dalla banca. Uh, il imprenditore può fare due cose è una scelta, ci cioè, sono azioni che lui può intraprendere può uh, investire i soldi in uh, un'attività diciamo l'attività che lui fa sempre che conosce bene, che, di cui si fida eccetera eccetera, diciamo che è un macellaio che vende la, 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 vende carne che, che, che rompa dal contadino a fianco e questo gli rende 80 con certezza okay? uh, questo è quello che gli economisti chiamano una transazione con valore attuale netto positivo, 80-60 fa 20, tutto benissimo. Ok, però poi il nostro macellaio può anche fare una cosa differente, anziché continuare a comprare la carne dal contadino a fianco può mettersi a fare delle cose bizzarre, può comprare la carne di canguro. Dicendo, ma secondo me qua in questo paese oramai è arrivato il vento del nuovo, qua c'è della gente che gli piace fare esperimenti strani o la carne di canguro riesco a vendere un sacco di soldi, eccetera. Forse sì o forse no. Okay? Uh, il uh, fatto è che uh, questo progetto è diciamo più rischioso. Diciamo, se gli va bene, se ha ragione lui e il paese è pronto per la carne di canguro, uh, prende 120, quindi aumenta i suoi profitti. E diciamo che questo accade uh, con al 40%. Se gli va male, <coughs> scusate, se gli va male, ah uh, becca niente perché la gente di: ah: senti un po', dammi il vitello che c'è prima: io la carica di non la voglio. E questo succede con paralità al 60%. Allora, quando uno guarda il valore attuale netto di questo progetto, questo è negativo uh, 40 per 120 bla bla bla. 58 160, questa è una cosa che dà un totale di meno 2, quindi questo dovrebbe essere evitato. Ma, però dal punto di vista, <coughs> vista uh, dell'imprenditore, la cosa rilevante non è tanto il valore attuale netto della, uh, uh, del progetto, della scelta tra la carne di vitello e la carne di cangura, ma è quanto paga lui che Esattamente come nel caso precedente in cui uh, le perdite di qualcuno erano compensate dai guadagni di qualcun altro, anche qua quello che succede è che c'è gente che perde, c'è gente che guadagna. In particolare se l'imprenditore sceglie il progetto più rischioso, il cane di cangura, sa che le cose gli vanno male, con probabilità 60%, ma sa anche che in quel caso lui non paga nulla. Cioè nel caso in cui le cose vanno male il costo ricade interamente sulla banca. Se il tasso di interesse è fisso, uh, quando le cose gli vanno bene lui ci guadagna tanto. E questo può far sì, uh, ripeto, con un contratto di debito, che uh, l'imprenditore scelga esattamente il progetto più rischioso. Esattamente il progetto più rischioso nonostante il fatto che se uno si calcola il valore attuale netto dell'investimento, questo valore attuale netto è inferiore a quello dell'investimento meno rischioso. Okay. Ovviamente, questa uh, uno dice: E beh, è messo in una bella situazione. Lui riesce a farsi il suo bel progettino, eh, scarica sulla banca le perdite quando le cose vanno male e si mette in tasca i soldi. Mica tanto vero: perché siccome uh, per usare un termine tecnico, cani, e fesso la banca dice: eh No, lo so che ero imprenditore e eh, che te puoi comparti la carne di canguro, uh, quindi io 60 non te li do per niente perché eh, quando, un, un progetto, quando un progetto ha valore attuale netto negativo non c'è modo che sia positivo per entrambi, deve essere negativo almeno per uno e se è negativo per la banca la banca non accetterà di dare questi soldi. Allora che cosa bisognerebbe fare in questi casi? <coughs> Quello che bisognerebbe fare è um, cercare di combinare i contratti in modo che questi incentivi perversi scompaiano. Allora, qua c'è un problema di fondo uh, di, che, che abbiamo discusso fin dall'inizio, ossia uh, l'esistenza di informazione asimmetrica è un ostacolo per il buon funzionamento degli scambi. Uh, è un ostacolo nel senso che uh, alcune delle istituzioni più normali che noi abbiamo uh, nel, uh, per, per l'allocazione delle merci eh, no, possono, non funzionare, possono funzionare male. Se siamo in una situazione di informazione simmetrica, diciamo mercato delle mele, c'è chi produce mele eh, a un certo costo e c'è chi le compra con un certo desiderio di pagare per le mele e scopriamo che a un certo punto c'è più gente che vuole comprare mele che gente che la vuole produrre, la soluzione è semplice, il prezzo va su e si rincontrano domande e offerte. Se guardiamo situazioni di uh, informazione asimmetrica, il uh, rimedio non è più così semplice, nel senso che uh, in queste situazioni, in situazioni del genere, quando la banca ha paura che i suoi soldi vengano usati male, oppure la banca ha paura, <coughs> scusate, la banca ha paura che uh, l'imprenditore a cui dà i suoi soldi... Uh, sia un imprenditore che non ha le qualità uh, adeguate per farli fruttare. In questi casi, far aumentare il tasso di interesse, per esempio, non serve a equilibrare il mercato. Anzi, rischia di peggiorare le cose. Perché uh, se io sono un imprenditore che veramente voglio fare il progetto con basso rischio, tutte le intenzioni di ripagare, eccetera, eccetera, se mi trovo a pagare un tasso di interesse più alto. Soffra di più e sarò il primo a essere espulso uh, da questo meccanismo di mercato. Se sì, io invece sono uh, l'astuto che uh, vuole pigliarsi i soldi per poi fare la cosa molto arrischiata e uh, sostanzialmente pagare la banca con probabilità abbastanza bassa e rischiare di andare in bancarotta con probabilità alta, il fatto che il tasso di interesse sia più alto mi interessa relativamente. Intanto, se le cose mi vanno bene, faccio una barca di soldi e il pagare 10%, 12% mi fa un baffo. Se le cose vanno male, il 12% se lo paga la banca, non me lo pago di sicuro io. Quindi, in questi casi, il meccanismo banale e semplice, quello che siamo appunto abituati a considerare da, da, da Adam Smith, uh, domande e offerte che si incrociano, non funziona. Non produce un equilibrio del mercato, non produce. Una, um, non produce un'allocazione uh, efficiente delle risorse. Ora qua bisogna però stare un po' attenti quando si dice non funziona il mercato, perché uh, questa è una visione un pochino ristretta di che cosa è il mercato. Uh, se usiamo una versione un po' più ampia di che cosa è il mercato, ossia uh, l'insieme delle istituzioni mediante le quali uh, si verificano scambi volontari tra individui, e il tipo di contratti che supportano questi scambi, allora le inefficienze tendono a due. Ossia, non abbiamo, cerchiamo di non avere la visione limitata per cui il mercato è semplicemente curva di domanda, curva di offerta, un unico prezzo a cui tutti devono scambiare. I mercati possono essere cose molto più complicate. Eh, basta dare un'occhiata a un contratto di assicurazione per rendersi conto che è una cosa molto più complicata. Ci possono essere varie istituzioni uh, completamente volontarie uh, che servono a ridurre i problemi di inefficienza allocativa che derivano da, questi, uh, da, questi, da queste imperfezioni informative. Che a volte funzionano, a volte no. Questa è la cosa a cui io ho dedicato la mia vita di studio. La, in quali occasioni si riesce a far sì che l'azione volontaria di <coughs> agenti che ricercano l'efficienza riesca a superare problemi? Uh, di, di, di informazioni asimmetriche allora um, che fare? Okay? Come, si, uh, come si possono affrontare questi problemi? essenzialmente ci sono due idee che circolano e due grosse categorie di cose che si possono fare il primo è di dire, ok qua il problema non è tanto il mercato ma è il fatto che uh, c'è simmetria informativa cioè il fatto che ci sono delle parti degli scambi l'imprenditore il venditore dell'auto usata il lavoratore che <coughs> uh, ha conoscenza privata sullo suo voglio di lavorare cose del genere ci sono delle parti che uh, hanno informazioni più degli altri e questo ostacola uh, l'efficienza degli scambi allora che facciamo beh una cosa Uh, semplice da fare è uh, cerchiamo di generarla questa informazione ossia cerchiamo di ridurre uh, il livello di asimmetria informativa l'informazione alla fine della fiera è un bene che si genera è un bene che è costoso generare non è banale generarlo uh, ma si genera se in condizioni normali potrebbe non interessarci particolarmente in condizioni normali <coughs> se io osservo la mela che Fausto mi vuole vendere mi riesco a vedere che non ha dei bachi uh, a quel punto non mi interessa molto sapere quanto vale la mela per Fausto so quanto vale per me e so quanto sono disposto a pagarla il mercato a quel punto funziona bene nel caso dell'autosata, no, a me interessa quanto Fausto valuta la macchina perché quanto Fausto valuta la macchina è un segnale di quanto può valere la macchina per me, quindi non posso osservare esattamente uh, quanto vale per me questa macchina, ok? Allora, in quel caso, mentre nel caso della mela non c'è bisogno di generare nessuna informazione, me la guardo, vedo che non c'è il Baco e me la compro. Nel caso della macchina, ho bisogno che venga generata informazione, se voglio effettivamente assicurarmi che avvenga lo scambio in modo efficiente. Il... <coughs> Scusate, il secondo, diciamo così, la, la, la seconda grande categoria, grande approccio al problema dell'informazione asimmetrica è quello del disegno dei contratti delle istituzioni, cioè, una volta esaurite le possibilità diciamo così economiche di produrre informazioni, una volta che siamo riusciti a livellare il campo il campo più possibile e che ci rendiamo conto il campo resta lo stesso abbastanza montuoso uh, cosa possiamo fare? Beh, cerchiamo di fare co eh, contratti che inducano i comportamenti corretti okay? adesso ci ritorno su questo perché ovviamente è un punto molto importante. Allora, riguardo al primo punto, la generazione di informazioni, c'è tutta una categoria di agenti che sono lì apposta per generare informazioni, che si fanno molto spesso pagare profumatamente per uh, uh, generare informazioni. Uh, gli analisti finanziari che lavorano a Wall Street probabilmente sarebbero inorriditi se noi li paragonassimo ai meccanici, ma la verità è che fanno in buona misura lo stesso lavoro, almeno per quanto riguarda l'acquisto di auto usati o di titoli che vengono, uh, stavo per dire, spacciati, venduti sui mercati, sui mercati finanziari. Il, uh, um, eh, no, eh, se non mi fido di Fausto, se penso che Fausto mi voglia rifilare un bidone, la cosa più semplice che posso fare è chiedere al mio meccanico di fiducia di controllare la macchina prima di comprarla. Okay? Uh, lo stesso in principio dovrebbero fare gli analisti finanziari. Il, lavoro, il loro lavoro è esattamente quello in un mercato cruciale come quello del credito, in cui uh, l'informazione simmetrica può essere potente, in cui non so quanto eh, quel particolare titolo venduto da quella particolare impresa verrà ripagato. Il compito dell'analista finanziario è quello di arrivare da me e in un modo rapido e veloce e, sem e semplice, perché uh, non ho tempo, tanto tempo da perdere, uh, mi spiega quanto è buono quel titolo. Questo okay? in un modo che sarà necessariamente sintetico, è ovvio che se veramente sto per investire le fortune di una vita sarebbe compito mio andarmi ad analizzare il prospetto e tutto il resto. Però se sto dicendo come allocare al margine 5.000 euro può bastarmi che qualcuno... Dica AAA, Più e cose del genere, okay? e questo è esattamente il loro lavoro: quello di produrre questo tipo di informazione che io altrimenti non riuscirei a reperire, o comunque dovrei reperire in modo estremamente costoso. Il uh, <coughs> problema principale: allora, tutte e due queste grosse classi di meccanismi, queste grosse classi di tipo di interventi per uh, rendere l'informazione asimmetrica meno pesante per l'efficienza hanno problemi. No? Uh, C'è l'ovvio problema che abbiamo detto che l'informazione è un bene, che bisogna produrre, produrre qualunque bene costoso, uh, può essere molto costoso in effetti. Uh, se sto pensando di pagare, uh, di comprarmi una macchina usata che ho sospetto che sia un catoraccio, uh, mi ricordo una volta ho comprato una macchina usata per 500 euro. Uh, il, uh, è ovvio che se sto pensando comunque di pagare 2000 euro, 1500 euro, quanto posso pagare a un meccanico che mi controlli la macchina? Onestamente, probabilmente, gran parte delle volte, nemmeno il tempo materiale del meccanico, il tempo del meccanico per, uh, per controllare la macchina, lasciamo perdere i pezzi di ricambio. Quindi, a volte semplicemente è semplicemente troppo costoso analizzare l'informazione, è troppo costoso generare l'informazione rispetto al valore dei beni che uh, ci sono, che sono in ballo. Però c'è anche un problema uh, ancora più insidioso e ancora più difficile da risolvere. che um, okay, Chi mi assicura che il meccanico o l'analista dei bilanci faccia il suo lavoro? Perché lì c'è un altro problema di informazione asimmetrica. Io il motore, non so neanche dove si mette l'acqua, la benzina. No, vabbè, quello sì. <ride> Però uh, la verità è che un meccanico a me, quando gli porto la macchina, che non va, mi può raccontare qualunque cosa. E può, uh, entro limiti ragionevoli, escutarmi qualunque somma. Non posso osservare se lui sta facendo il suo lavoro bene, perché non ho le competenze per farlo. Se le avessi, non avrei avuto bisogno del meccanico in primo luogo. Uh, lo stesso vale purtroppo se visto. Per riguarda... Quindi c'è un primo problema di fornire gli incentivi al meccanico per fare il suo lavoro bene. Al meccanico e all'analista di bilanci e alle agenzie di rating. Cioè, il problema è questi qua, questi signori che <coughs> vengono investiti dalla collettività, dalla collettività, dal mercato, da whatever. Uh, del compito di generare l'informazione che poi viene ut utilizzata per uh, compiere le proprie scelte economiche che incentivi hanno a dirmi la verità che incentivi hanno a fare un buon lavoro e per esempio a controllare esattamente che Uh, le varie mortgage-backed securities che erano state vendute uh, in dimensioni incontrollabili alle varie banche americane veramente avessero tutta questa grande probabilità di essere ripagate che loro dicevano questo è stato un problema qua eh, ci sono un pochino di esempi di, sia di imprese sia di stati che sono diventati famosi in cui il meccanismo di controllo da parte di quelli che gli economisti chiamano i gatekeepers, da parte di quelli che devono generare le informazioni, cioè meccanici analisti finanziari, ha fallito. Non ha funzionato. Ed è il grosso tema di cui si parla: o almeno si dovrebbe parlare se non ci fosse così tanta gente che parlava, invece, si dovrebbe parlare quando si eh, parla di eh, disegno della uh, regolazione finanziaria. La regolazione finanziaria deve esattamente andare a incidere sugli incentivi di chi produce informazione, per assicurarsi che questi incentivi siano incentivi corretti. <coughs> Questo non è banale. Allora, uh, una cosa che, um, una cosa che eh, ovviamente non funziona, che per fortuna non viene in mente a nessuno, è di pagare in base ai risultati. Pago di più il meccanico se mi dice che l'auto è buona, è no. Tutti capiamo che questa è una pessima idea, per fortuna, almeno fin lì, almeno fin lì ci arriviamo. Altri meccanismi non è che ce ne siano. Eh, quello che funziona meglio è la reputazione tendenzialmente. Eh, quando le relazioni diventano una relazione di lungo periodo, almeno per un agente, in questo caso per il meccanico, per gli analisti finanziari, tutto diventa relativamente più facile. Se un meccanico assume la fama di essere onesto, Assume la fama di. Uh, riesco ad osservare, parlando con i miei amici, parlando con i miei vicini, gente che ha già provato a comprare la macchina, che l'ha fatta controllare da lui, dice sì, in effetti mi ha detto che andava bene, poi è andata bene, cose del genere. Se questo tipo di meccanismi reputazionali uh, riescono a svilupparsi, allora sì, allora è abbastanza facile provvedere a in, uh, incentivi. Se l'informazione non circola, Uh, allora le cose sono complicate, è, è veramente difficile fornire informazioni al, 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 al gatekeeper, così detto. Uh, quando è il meccanismo informativo quello che, quello che funziona, la punizione per un'azione che distrugge la reputazione è e deve essere terribile. Se io scopro, <coughs> come fece la tua Hand nel caso di Arena, che uh, il revisore, il, quello che mi certifica i bilanci uh, mi raccontava delle belle favolette, perché magari stava prendendo soldi da quello a cui certificati i bilanci per altre forme, uh, quello deve sparire dal mercato, ed è sparito dal mercato. Cioè, l'unico asset, l'unico attivo che hanno uh, questi analisti finanziari, queste, queste istituzioni che devono certificare l'informazione, è la reputazione che hanno nel, nel certificarla. La perdita uh, di, del, anche in una sola occasione della reputazione ha danni economici per queste organizzazioni incalcolabili. Ok? Uh. Questo è uh, um, un'osservazione che il governatore Draghi ha fatto uh, nelle, ultime, um, uh, nelle ultime considerazioni finali. Um, in cui sostanzialmente riassume molto meglio di quello che potrei fare io il problema. Il uh, punto qua è, sostanzialmente se voi leggete la citazione, al fondo di questo c'è il problema teorico che ho appena menzionato. Come genero gli incentivi corretti per i gatekeepers? Come genero gli incentivi corretti per uh, uh, chi ha il compito di produrre informazioni, di ridurre le informazioni asimmetriche nel mercato del credito? Uh, e <coughs> giustamente Draghi eh, cita due cose uh, controllando efficacemente l'integrità questo significa uh, maggiore trasparenza nei processi decisionali per esempio evitando, rendendo chiaro tutte le, uh, tutti i contatti di business che queste agenzie hanno in modo da capire se hanno interesse o meno a raccontarmi che il tal titolo è migliore di quello che in realtà è alta, eh? e secondo una maggiore concorrenza la concorrenza fa bene quasi, per, quasi sempre anche in questo caso va bene. ok, comunque dicevamo supponiamo di aver fatto tutto quello che potevamo fare supponiamo che siamo andati dal meccanico però il meccanico ha capacità limitate oppure costava troppo, non ci siamo potuti andare uh, abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare per uh, um, ridurre la simmetria informativa presenti nel, uh, nella situazione di scambio e uh, siamo arrivati a un punto in cui alla fine dobbiamo decidere se procedere o meno, se fare questo scambio volontario o meno, se fare il contratto di credito, se assumere il lavoratore, se fare il contratto assicurativo, quello che è. Ok, cosa facciamo? Beh, uh, dobbiamo iniziare a pensare a come scriverlo questo contratto, e la verità è che. Um, quando ci sono problemi di informazione asimmetrica, sia in selezione avversa, sia d'azienda morale, come scrivi il contratto. E, uh, quanto, uh, e i meccanismi esatti mediante i quali vengono redistribuite le risorse uh, che vengono generate dal contratto, conta conta moltissimo, conta molto di più che uh, mh, per quanto riguarda l'aspetto uh, puramente redistributivo. ok Ah, guarda, non vogliamo fare gli ingenui, in ogni transazione c'è un aspetto redistributivo, se c'è un surplus ci sarà un surplus da dividere, se l'imprenditore e la banca devono decidere su che tasso di interesse applicare, è ovvio che l'imprenditore avrà sempre interesse che il tasso di interesse sia il più basso possibile e la banca che sia il più alto possibile, condizionale al fatto che si voglia ancora fare la, la transazione. Uh, il lavoratore vorrà sempre un salario il più alto possibile, l'impresa lo vorrà pagare il più basso possibile, tutte queste sono cose abbastanza ovvie. Però qua c'è qualcosa di più: non c'è soltanto un aspetto redistributivo nel come vengono disegnati i contratti, c'è anche proprio un aspetto di uh, come induco i comportamenti giusti in uh, questa relazione contrattuale. Questa è la condizione cruciale che, uh, gli economisti, di cui gli economisti parlano sempre quando guardano al disegno uh, dei mercati in condizioni di informazione. Quella che si chiama compatibilità degli incentivi. Ossia devo dare gli incentivi agli agenti che vengono coinvolti nella relazione, nella relazione contrattuale, a fare le cose giuste. E a farle, siccome non posso farle controllando dall'alto, perché non osservo le informazioni rilevanti, Devo assicurarmi che questi le facciano nel loro proprio interesse, ossia la vecchia lezione di Adam Smith di nuovo. Facendo il proprio interesse, gli agenti fanno l'interesse della società. Il problema è che questo vale solo sotto certe condizioni, solo se il contratto è disegnato bene. Per, uh, uh, visto che credo che stiamo andando fuori tempo, um, fatemi saltare l'esempio del meccanico. Uh, per fare esempi di uh, come uh, di, diciamo così, compatibilità degli incentivi al lavoro, <coughs> um, ci sono tutta una serie di clausole contrattuali che sono emerse nel tempo e che servono a risolvere tendenzialmente i problemi di informazione uh, asimmetrica. Come fa un'assicurazione ad evitare che un assicurato spenda troppi soldi? andando dal medico ogni volta che gli prude il naso mentre potrebbe evitarlo. Qua tipicamente eh, il trucco, se vogliamo, la, la clausola contrattuale è quella di mettere la franchigia minima che, eh, al di sotto della quale l'assicurazione non paga. Questo sostanzialmente cosa serve? Serve ad evitare di generare spese non necessarie eh, e permette di riservare la copertura assicurativa per eh, il... Caso veramente grave in cui hai il cancro, hai fatto l'incidente di macchina, eccetera, eccetera, ossia le situazioni in cui hai spese più grosse, che ovviamente sono chiaramente necessarie e chiaramente eh, devono essere pagate. Lo stesso vale per quanto riguarda le banche quando chiedono collaterale. Nell'esempio precedente del macellaio che doveva vendere la carne eh, di vitello, la carne di canguro. No? Uh, ovviamente i suoi incentivi sarebbero molto diversi se mettesse il suo negozio di macellaio come collaterale rispetto al prestito, perché in quel caso, uh, se uh, nella malaugurata circostanza che uh, le comari del paesino non apprezzassero uh, la carne di canguro. Uh, lui non solo perderebbe il valore dell'investimento ma perderebbe anche il suo negozio da macellaio che finirebbe alla banca la banca non sarebbe particolarmente contenta probabilmente non sa che farsene del negozio di macellaio ci perderebbe soldi comunque ma non è quello il punto alla banca non interessa avere il negozio da macellaio alla banca interessa dare gli incentivi al macellaio perché non faccia cose strane al, alla banca interessa che alla, alla banca alla fine non avrà il negozio di macellaio perché Uh, il macellaio venderà la carne di vitello, non prenderà rischi e se ne resterà col suo negozio tranquillo. Okay? <coughs> Credo di, di aver abbondantemente so, passato i miei limiti. grazie Bene. Sì, nel frattempo abbiamo perso uno dei due relatori, speriamo possa tornare per rispondere ad eventuali domande. Essendoci poco tempo lascio spazio alla platea, eventualmente mi riserverei di fare una domanda in conclusione. Vedo due braccia alzate. Prego, tre. Grazie. Avrei una, doma si sente, sì. Avrei una domanda al professor Brusco. Eh, io sono un analista finanziario indipendente. E, e mi riallaccio a una sua slide quando ha, parlato, quando ha detto che tutto sommato non serve incrementare il tasso di interesse quando si ha una eh, informazione eh, asimmetrica. Allora cerco di tirare un pochettino la cosa, eh, forse un po' provocatoriamente, quindi mi piacerebbe sentire il suo rilievo, la sua confutazione di questa mia tesi. Nei confronti della Grecia noi abbiamo avuto una simmetria informativa, perlomeno diciamo, la grande platea, anche se a Bruxelles magari sapevano quali erano le condizioni dei conti truccati. Allora il nostro ministro Tremonti, eh, che so che lei è simpatico, ehm, poi ci ha detto che noi tutto sommato adesso gli prestiamo i soldi alla Grecia, però non ai, prez ai prezzi di mercato, noi alziamo il tasso di interesse e così... Eh, ci guadagniamo anche dall'operazione. Allora la mia domanda è ma che senso ha in condizioni di questo tipo, e noi magari ancora o anche le autorità sono in condizioni di informazione asimmetrica, che senso ha alzare i tassi di interesse alla Grecia? Forse tutto sommato era meglio non prestargli i soldi. Rispondo direttamente, sì. Um, L'esempio della Grecia, secondo me, è un esempio, uh, è un bel esempio di che cosa succede quando situazioni di informazione simmetrica si vengono improvvisamente a creare. Perché, uh, questo è quello che abbiamo cercato di dire nella relazione. Sostanzialmente, l'informazione asimmetrica può esserci o non esserci, quando c'è, e, e le cose, voglio dire, come tutte le cose, evolvono nel tempo: può apparire o può scomparire. Quando appare uh, cambia lo scenario economico e genera problemi che prima non c'erano. Questo è esattamente quello che è successo con la Grecia. Con la Grecia il pubblico, io almeno, uh, all'Eurostat di Bruxelles potevano fare un po' meglio, secondo me, ma uh, uh, il pubblico come me, che, che non, si, non passa il tempo a leggersi i, i National Account della Grecia, si fidava abbastanza di, della certificazione che arrivava dalle organizzazioni comunitarie. Improvvisamente mi viene detto, non tanto, e qui, qui è, il, è il punto importante, non, non mi viene detto i greci hanno truffato quando hanno raccontato i loro account. Perché questo, voglio dire, me lo dicono e me lo metto via, pazienza. L'informazione rilevante, quella che veramente ha pesanti conseguenze sul mercato è... I greci non sono affidabili, e questo quello che veramente cambia? Perché il passato no, i consalci, -cons. il passato è passato. Se nel passato mi hanno raccontato che guadagnavano <coughs> 106 quando guadagnavano 100, non ci posso più fare molto. Però, a me interessa per il futuro. E purtroppo, è la cosa che dicevamo prima: quando una reputazione è stata distrutta, è quasi impossibile uh, ricostruirla. E adesso la Grecia sarà costretta a pagare prezzi pesantissimi per ricostruire questa reputazione, se ce la farà. Allora, uh, la questione diamo i soldi, o non diamo i soldi. Io, uh, se devo dire la verità, non ho studiato bene la cosa, quindi un, un consiglio secco ho paura a darlo, se devo essere onesto. Nel senso che lì il trade-off è abbastanza chiaro: o la lasciamo andare in malora alla Grecia, uh, e in quel caso tutti dicono ci sono conseguenze terribili sui mercati finanziari, europei, io. Non lo so, eh, può darsi di sì, può darsi di no. Eh, qualcuno mi dovrebbe far vedere un po' più di conti però eh, prima di dirmi che succede il disastro. Oppure la salviamo. Uh, la questione di salvarlo con i, facendogli pagare un po' di più del tasso di mercato che pagano per esempio i tedeschi è un po' una via di mezzo che non è neanche totalmente illogica. L'idea è la seguente: gli si dice cari greci, il problema di salvarvi è che se noi, mettiamo, se noi facciamo una cosa del genere, stiamo sostanzialmente dicendo a tutti gli altri paesi europei, potete tranquillamente mentire sui vostri conti, potete tranquillamente mettervi nei guai e distruggere la vostra reputazione, che tanto arriva a Babbo Natale, anzi Santa Claus, visto che sarebbero i tedeschi, uh, tanto arriva qualcuno a salvarvi, e vi salva sostanzialmente senza troppo dolore. Ok? Allora, tra queste due alternative, ossia offrire il salvataggio senza alcun dolore e eh, non fare assolutamente nulla e rischiare il contagio sui mercati, sembra che i nostri governanti abbiano scelto la via di mezzo: ti salvo, ma ti infliggo dolore. Il tasso di interesse più alto, il tasso di interesse più alto che fanno pagare i mercati alla Grecia, gli spread che si sono avvenuti a creare, sono la conseguenza dell'informazione asimmetrica. I governi non agiscono in base alla logica di mercato agiscono in base a logiche politiche qui la logica politica è ti faccio pagare un po' di più perché insomma eh, hai fatto il cattivo e te la devo far vedere no, ti do qualche sculacciata. se funzionerà o, non funzionerà o non funzionerà questo purtroppo io non lo posso dire ho visto un braccio qui alzate uno lì sì, eh, abbiamo visto nell'ultima slide il consiglio di creare nuove istituzioni. Ecco, ora il governatore Draghi, come abbiamo visto, insomma, si auspica una maggiore concorrenza anche tramite un maggiore ehm, agenzie che eh, svolgono il rating, però ora mi immagino sta scena, io ho 20 agenzie che mi danno 20 indici diversi e anche lì non è effettivamente efficiente perché... Come posso io valutare se un'agenzia mi vale o l'altra no? Faccio una media sì, però la devo fare pesata, però pesata in base a che criteri? Cioè diventa estremamente complicato. Allora stavo pensando, non è magari forse meglio fare un'agenzia unica europea di rating, indipendente, pagata comunque con fondi pubblici, con ovviamente un'elevata flessibilità e anche un elevato controllo? Non sarebbe magari più efficiente? Grazie. Uh, secondo me no, nel senso che uh, la concorrenza in questo caso secondo me è la cosa migliore. Tu dici, ho 20 indici, qualcuno mi dà tripla, qualcuno mi dà... Uh, um, il tempo lo dirà, uh, se c'è qualcuno ci sono, non dovrebbe essere difficile nel giro di 2-3 anni valutare la performance delle agenzie di rating. Se c'è qualcuno che fa consistentemente male e la buca sempre, eh, smetterò di guardarlo. Se c'è qualcuno che fa bene, lo guarderò di più. Questo è esattamente è il meccanismo di mercato normale che si verifica tanto nella produzione di informazioni come nella produzione di mele. Se c'è qualcuno che le mele le sa produrre più buone, più sane, a un costo più basso, alla fine le venderà lui, perché riuscirà a vendere a un prezzo più basso. Se c'è qualcuno che sa produrre informazioni in modo affidabile e accurato, la gente se ne accorgerà. Uh, avere la grande uh, agenzia centrale di informazioni, il Minculpop a Bruxelles, che decide chi e come gestisce le informazioni, forse può funzionare con una burocrazia un pochino migliore di quella italiana, io tendenzialmente non mi fido. E poi non è ovvio quale sarebbe l'indipendenza di questa agenzia nei confronti dei titoli emessi dai governi europei, quindi in qualche modo il problema del conflitto di interesse eh, si quindi le possibili pressioni esatto. sarebbe amplificato io sono piuttosto scettico su questa idea di un'unica agenzia di rating europea di, di fatto la certificazione di euro ha stato dei conti dei, dei national account, è esattamente questo eh. sì, sì. Non è, e ha fallito in modo spettacolare Amoroso, in sì. direi che raccogliamo l'ultima domanda eh, buonasera anzi buongiorno eh, mi chiamo Armando Pugno e lavoro nel, in banca, mi occupo di finanza strutturata. Innanzitutto volevo dire che sono assolutamente d'accordo, nel senso che non c'è efficienza nell'allocazione del credito. Eh, questo, questo sì. Eh, poi un po' di altri spunti che mi, ha dato, mi, mi avete dato. Il discorso sui contratti. Eh, il contratto, quando la banca dà eh, i contratti eh, ci sono delle modalità con le quali eh, sicuramente si riesce a, a a imbrigliare in maniera abbastanza uh, importante l'imprenditore nel fare quello che, che vogliamo. Governance, eh, erogazione, eccetera, eccetera. Soprattutto la cosa più importante è che la banca vuole eh, che l'imprenditore ci metta equity, sicuramente, perché è quello al di là del eh, discorso della simmetria informativa. Eh, se un imprenditore ci mette un 30-40% di equity, eh, si copre discretamente e, e diciamo anche operativamente questa, questa simmetria informativa. Um, eh, il discorso sulla simmetria informativa, ehm, informativa eh, mi ha colpito perché è un discorso eh, non solo secondo me dal punto di vista spaziale, nel senso che quando due eh, operatori eh, chiudono un contratto un operatore può avere un'informazione più informazioni rispetto all'altro, ma secondo me è anche un, un discorso di tipo temporale. Volevo eh, ricordare, non so, l'esempio eh, del, eh, del mercato dei private equity. Allora, abbiamo due operatori che si vendono le aziende e hanno più o meno la stessa, eh, le stesse informazioni, perché praticamente okay, sono tutti e due operatori finanziari, uno vende l'azienda, e la simmetria informativa è sulle aspettative, cioè sull'aspettativa di guadagno, eh, di, di marginalità di questa, eh, di questa azienda. Quindi, eh, parliamo del discorso. Della valutazione, il metodo, il metodo finanziario di valutazione termina. Se riusciamo a stringersi sì. una domanda così sentiamo l'opinione dei relatori. Ecco, volevo capire eh, il discorso di questa simmetria informativa, perché sicuramente questo tipo di, di, eh, di informativa simmetria, eh, informat simmetria informativa eh, fra gli operatori finanziari. Ad esempio delle banche è tutta un'aspettativa di partecipare ai finanziamenti sulla uh, capacità di rimborso, però è un, è un discorso non uh, spaziale ma temporale sull'aspettativa. Quindi voglio capire qualcosa di più su questo, su questo aspetto. Grazie. Eh, per quello che riguarda il primo punto, eh, il fatto che all'imprenditore si, si è chiesto di partecipare con dell'equity del capitale, insomma, proprio, questo in realtà è, serve esattamente per la compatibilità degli incentivi di cui parlava Sandro. Eh, L'esempio che, che poi Sandro ha saltato sul fatto dell'eccessivo eh, rischio, eh, un progetto troppo rischioso, non verrà scelto quel progetto troppo rischioso se l'imprenditore partecipa con del contatto di azione, se non c'è un contratto di debito, se invece l'imprenditore deve sopportare sia, deve dividere con la banca sia eh, gli stati in cui le cose vanno bene che quelli in cui le cose vanno male. Quindi quello serve per allineare gli incentivi. Il collaterale è un altro modo per allenare gli incentivi, però c'è un problema se in qualche modo, se le banche, oltre a chiedere il collaterale, facciano quella che è la propria funzione, quella di fare screening, quella di fare monitoring, o se invece le banche italiane siano state, almeno nel passato, molto pigre e si siano accontentate di concedere credito solamente agli imprenditori che avevano abbastanza garanzie senza. Esercitare invece quella che è la propria attività, quella di monitoring, quella di screening, quindi selezionare chi è capace e chi non è capace e di seguire l'imprenditore nel nel, nello sviluppo del suo progetto. Ecco, In passato le banche italiane sono state accusate di essere state molto conservatrici, quindi di aver preferito la sicurezza, il collaterale eh, dell'imprenditore rispetto al rischio. Sul fatto, sul fatto che poi gli agenti possano differire sulle aspettative, anche quello ovviamente cambia la valutazione dell'impresa. Due agenti possono avere... Eh, Delle aspettative diverse e in quel caso, ovviamente, se io ho aspettative migliori sul futuro, quello, eh, se Andro aspettative peggiori, ci sarà l'incentivo a fare eh, uno scambio. Quindi la divergenza di valutazioni non dipende solo da fattori oggettivi: Sandro abita ad Assago, abita a Milano, quindi lui usa la macchina più di me. Infatti, oggi pomeriggio mi riporterà lui a Milano eh, in macchina. Ma dipende anche, anche da aspettative diverse. Quindi, da questo punto di vista, non c'è nulla di male. In questo caso, di nuovo, se eh, abbiamo aspettative diverse, conviene a entrambi scambiare. Eh, e, e, e Quindi, da questo punto di vista non è necessario che ci sia una diversità oggettiva, ma può anche risiedere nelle aspettative. Si eh, siamo sì. se proprio secca, secca la domanda. Eh? Che, ma la banca in base alla della qualità del lavoro del signor Sandro o del signor Fausto ha due possibilità per abbassare i tassi e tutelarsi. La prima, le banalità, le fideiussioni di terzi e la seconda, mettere delle ipoteche sui beni. A me sembra una cosa talmente elementare che facciano da sempre e che riduce la possibilità di dare un tasso più alto. Non so se il signor Fausto o l'altro come si chiamava sia bravo o cattivo, però per quanto mi vada male, io, banca intesa, banca nazionale del lavoro, mi tutelo. Con delle fiduzioni di amici, parenti e conoscenti e mettendo delle ipoteche sulla casa che compro o sulle case di che possiedo. Mi sembra una cosa che sia di una banalità pazzesca. Allora, no, eh... Eh Non intendo dire niente no, di No, nuovo, Ma per carità, eh. ma... È anche un po' fuori tema probabilmente. Eh. No, no, non è fuori tema, assolutamente. Se, eh, come dire, lei sta dicendo una cosa, la banca magari non ha l'informazione asimmetrica, ma eh, io so che Sandro eh, vive con Tiziana e posso chiedere a Tiziana di garantire Sandro, posso chiedere. Quindi io uso il fatto... Che eh, io non conosco bene Sandro, ma sua moglie lo conosce bene e quindi posso chiedere a Tiziana di garantire per Sandro. Naturalmente, questo come dire, da una parte sposta il problema del fatto di sapere eh, se Tiziana a sua volta cioè, ha i soldi per garantire eh, i soldi, il prestito di Sandro oppure no, quindi questo non risolve il problema completamente. E poi occorre che Tiziana abbia i soldi per garantire il prestito di Sandro. Eh, un problema potrebbe essere che Tiziano non ha abbastanza soldi per garantire il prestito che è Sandra e quindi questo risolve il problema solo parzialmente. Quindi in realtà esistono altri meccanismi che attenuano il problema ma non lo risolvono mai completamente. Quindi esistono, esistono appunto una serie di imperfezioni sul, sul mercato. Eh, lei, quello che dice lei usiamo l'informazione di un'altra gente che ha informazioni migliori su Sandro e questa in effetti è, è un'idea che eh, vale la pena di fare. e Le faccio un esempio diverso: l'idea del microcredito, in qualche modo, quindi l'idea delle, delle grammi banks, delle banche che concedono piccoli eh, prestiti nei paesi in cui la gente non ha collaterale, in cui sono troppo poveri, quindi non possono dare del, delle garanzie, è quella di sfruttare l'informazione che gli altri abitanti del villaggio e la capacità che hanno di controllo di chi prende a prestito per riuscire a ridurre il rischio delle banche, quindi la sua idea non è affatto fuori tema, è un'idea centrale eh, anche Beh, nel modo no, de devo chiudere altrimenti ci sono altri eventi, comunque eh, sono contento di vedere che il di scusate, vedo che il dibattito è ancora acceso, magari può proseguire a lato, quindi ringrazio i relatori ringrazio chi ha partecipato e vi saluto